con noi Alessandra Di Simoi, nota ballerina di Danza del Ventre. Alessandra, cosa farai qui stasera a Miss Mamma e Figlia? Faccio un'esibizione di Danza del Ventre. Altri impegni futuri per quanto riguarda le esibizioni? Sì, domenica 9 dicembre presso il centro commerciale Auchan durante la presentazione del libro Come amare il paradiso di Claudio Pepe. Qualche altro posto dove ti esibirai? Sì, il 31 dicembre presso la discoteca Tabasca a Follina Treviso con il capodanno dei single. Erika, questa sera sei qui in veste di madrina e sei pronta? Sei carica? Certo che sì, bisogna essere sempre carichi in queste occasioni. Qui con noi stasera c'è Fabio Gottardo, fotografo ufficiale della Fashion Lady Eventi ed è qui per noi a Miss Mamma e Figlia. Vuoi dirci come sarà la serata? Hai già qualche idea? Spero spumeggiante. Beh, si spera? Spero molto spumeggiante. Ciao amici di Giri Ferro Team, siamo a Miss Mamma e Figlia e qui con noi abbiamo due splendide ragazze. E qual è il vostro nome? Marzia. Alessia. Cosa vi aspettate da stasera? Noi siamo venuti per divertirci. Siamo venute qua per fare una nuova esperienza e speriamo di divertirci. Ciao, come vi chiamate? Rossana. Cristina. E cosa vi aspettate da questa serata qua in questo bellissimo hotel? Beh, di divertirmi. Di divertirmi. Ciao, come vi chiamate? Angelica. Isabella. Cosa vi aspettate da questa serata? Divertimento e un po' di competizione. Divertimento, passare una serata in compagnia. Beh, allora, in bocca al lupo. Ciao, come vi chiamate? Veronica. Chiara. Cosa vi aspettate questa sera da Miss Mamma e Figlia? Di divertirci. Di passare una serata diversa e condividere qualcosa finché ce lo permettono ste ragazze. Beh, allora un grosso in bocca al lupo e che vi divertiate. Ciao, come vi chiamate? Vera. Angela. Da Miss Mamma e Figlia cosa vi aspettate questa sera? Divertimento e di conoscere nuove persone. E star bene, tutti insieme. Beh, allora un grosso in bocca al lupo. Ciao, come vi chiamate? Renata. Elena. E da Miss Mamma e Figlia cosa vi aspettate questa sera oltre al divertimento? Di fare un po' insieme. Allora io aspetto di strettare ancora di più il rapporto tra mamma e figlie e che di qua oggi questa sera possa nascere una nuova Giselle Beach per qualcuno che sono qua. Beh, allora un grosso in bocca al lupo. Ciao, come vi chiamate? Sonia. Mara. E da Miss Mamma e Figlia cosa vi aspettate questa serata? Beh, io ho voluto provare la mia prima esperienza da passare con lei e sentire cosa si prova al momento delle sfidate. Io spero di divertirmi e di mettermi in gioco il più possibile. Beh, allora un grosso in bocca al lupo anche per voi. Ciao, come vi chiamate? Elisabetta. Ezia. E cosa vi aspettate da questa serata qua, Miss Mamma e Figlia? Di passare un bellissimo momento con la mia mamma, che dopo passati un po' l'età dell'adolescenza si tende sempre a lasciarla in disparte, invece è una bella esperienza per stare un po' insieme. Una nuova esperienza e di condivisione. Bene, allora vi auguro un bocca al lupo per stasera. Qua abbiamo già una miss che conosciamo, la Giorgia, e vorrei sapere il nome di sua mamma. Io sono Michela. Cosa vi aspettate da questa serata qua, Miss Mamma e Figlia? Beh, innanzitutto di divertirci un sacco, è la prima volta che sfidiamo insieme, quindi cosa ci aspetterà il futuro? Sì, anche per me questo era un sogno proprio nel cassetto e direi che il cassetto si sta aprendo proprio per questa sera. Beh, allora un grosso in bocca al lupo e forza. Claudia e Adel stasera per noi veste di madrine. Cosa vi aspettate da questa serata? Vi divertirete, immagino? Sì. Beh, speriamo di divertirci soprattutto, cioè. Come si sente essere le madrine della serata? È una cosa eccitante. Sì, dai, una nuova esperienza.
da aggiungere al curriculum, insomma. Mandate un saluto al GDFerro Team e al GDFerro Blog. Miss Mamma e Figlia, qui in questo bellissimo ambiente scenografico all'Hotel Terme Roma d'eccezione, ovvero Claudiata, Adele Goba ed Erika Tuzzato. Grazie per essere qui con noi e ci accompagneranno in tutta questa serata. Facciamo prima entrare le protagoniste di questa serata, ovvero la coppia Mamma e Figlia. Eccoli qui, togliamoli con grande applauso. È un'uscita con votazione da parte della giuria. Ci sarà appunto, come dicevo poc'anzi, sia l'uscita in abito elegante e poi l'uscita in costume per le figlie e in casual per le mamme. Io direi di dare quindi spazio alle vere protagoniste di questa serata, di iniziare con la prima coppia. Thank you.
costume, mamma in casual. Parliamo di Marina Baica e Erika Cristefano. Per vedere i cavi bellissimi che appunto si tengono nel suo negozio. E iniziamo con un bel applauso.
soprattutto la titolare del negozio Alice Gentile di Mondiva Intima. Complimenti veramente. Io direi di chiamare qui tutte le concorrenti, quindi sia le Miss Mamme che Miss Figlie, per fare una breve intervista, così le possiamo conoscere meglio. Vi siete divertite questa sera? Non pensavo. Ma come è stato? È stato bellissimo, chi deve fare? L'importante è quello. Grazie, complimenti, fatemi un applauso anche da solo perché ve lo meritate. Insomma, avete un bel legame, mamma e figlia. Sì, sì, corriamo anche insieme, facciamo una divertente. Per questo siete così in forma, allora se avete svelato questo segreto, complimenti. Proseguiamo con la prossima coppia. Mamma, lo sentissimo. Cosa invece voi cosa fate nella vita per stringere il vostro legame? Non so, loro corrono, voi come nelle situazioni quotidiane avete qualche hobby insieme oppure oggi è la prima serata che condividete insieme? Allora, questa è la prima serata, cioè andiamo da fuori. Però questa è la prima serata in situazione di moda. Però insieme vogliamo i gatti a casa. E la mamma rifarebbe questa esperienza? Lo farei per lei. Bellissima risposta. Proseguiamo velocissime. Vi siete divertite? Cosa vi aspettavate da questo concorso? Domanda e risposta flash. Unione c'è stata e tanto divertimento e una serata in più questa insieme alle mamme. Complimenti, una bella risposta. Voi venite da Modena, se non erro, perché siete venute qui? È la prima volta che partecipate a un concorso, la mamma è la prima volta che partecipa a un concorso, ne avete già fatti altri? No, in questo caso è stato il contrario, perché io ne faccio delle sfilate e ho approfittato di questo concorso per cucinare mia figlia che comunque lei non gli farebbe. Sono molto contenta di questa opportunità perché così siamo fatti in un momento proprio ultimo con la figlia. Figlia felice? L'ho fatto per lei però. Mamma e figlia anche voi, la figlia so che ha partecipato a tanti altri concorsi e modelle, invece la mamma è la prima volta che sfila? Sì. Com'è stata un'emozione? Soddisfatta? Lo rifarebbe? Sì, lo rifarei. Perfetto, queste sono le risposte che mi piacciono. Sempre mamma e figlia, che legame avete? Vi trovate bene, in sintonia? Non so, fate anche voi qualche hobby insieme? Io sono ex parolista e lei gioca parolo. Quindi condividete una passione? E il dolce, la passione per il dolce. Facciamo, cuciniamo insieme il dolce. Per cucinare perché mangiate siete svegli da colpa, quindi non dite che le mangiate. Proseguiamo, voi venite da Rovigo, è la prima volta che partecipate a un concorso. Ha già fatto concorsi mentre la mamma? La prima volta. Chi è che ha deciso di iscriversi a questo concorso? Io. Ho voluto provare. Fatto benissimo, complimenti, avete fatto una bellissima scelta. Mamma e figlia invece insieme vi siete trovate bene. Avevate fatto delle prove perché vi ho visto che eravate in sincronia, vi eravate allenate a casa. Non ci siamo allenate a casa, però uno sguardo e si capisce. È normale, mamma e figlia, complimenti ancora. Sempre più o meno le stesse domande. Mamma e figlia avevate già partecipato ad altri concorsi, di che è stata l'idea di iscriversi? È la prima volta che partecipiamo a un concorso del genere e siamo molto contente, abbiamo voluto farlo insieme, condividere la famiglia insieme. E l'idea da chi è nata? Da me. Hai trascinato la mamma. Fatto bene. Ultima coppia. Avete delle passioni in comune? Avete delle passioni in comune oppure è stata la prima volta che o la mamma o la figlia ha trascinato una delle due in qualcosa?
Allora, io faccio già sfilate, però in questo caso è stata lei a chiedermi. La passione comune che abbiamo è il gruppo, ci piace, siamo molte ore a truccare. Bello, complimenti, la mamma del paese. Bravissime, bravissime. Giulia, abbiamo il berretto pronto. Pubblico, vi siete divertiti? Avete visto delle belle miss? Chico, se possiamo darvi un bacio, possiamo darvi un bacio. Sì, se vi dici. Facciamo un bel applauso per lei. Questa è una cosa grande, volevo farti un complimento, ma non tocca chiamarti sotto. Ok, allora, siamo pronti per dire chi è... Scusate, come ripeto, sto qua seduto perché devo far partire le musiche, no? Per altri motivi. Io qua tutti i risultati... No, non serve. Partiamo con la terza classificata. La mamma Marzia Valente e la figlia Alessia Alberti. Bel applauso. Seconda coppia classificata, diciamo prima la mamma o prima la figlia? La mamma. La mamma? Vai. Figlia! Nonna. Trevisan Michela. Bravo. E la mamma e la figlia Giorgia Mazzello. Quello che volevo dire è che Giorgia è torna seconda. Anche qua diciamo prima la mamma o la figlia? La mamma, la figlia. La figlia. Diciamo la nonna, dai. Diciamo la mamma. Prima classificata, Miss mamma e figlia. La mamma si chiama. Con la figlia Angela Antic.
fotografo ufficiale, il ferro blando di Mario Bonesi con Gioia Rossi. Appena finita, com'è andata la serata? Molto bene, ho visto che le ragazze si sono divertite, ma anche le mamme soprattutto. È stato un modo per passare una serata diversa all'insegna della moda e della bellezza. Alice Bertin di Wonderland Intimo ha fatto una sfilata con il suo intimo all'interno di Miss Mamma e Figlia. Come ti sono sembrate le ragazze con il tuo intimo addosso? Le ragazze erano molto divertite perché il concorso di bellezza era rivolto anche alle mamme e quindi è stato un modo diverso di passare una piacevole serata all'insegna della moda e della bellezza. Allora, Giulio, questa sera hai fatto un bellissimo concorso che è quello di Miss Mamma e Figlia. E come è nata l'idea di questo contest? Dato che io facevo concorsi, sempre fatto sia per le ragazze giovani che per le over, allora ho voluto unirle questa volta a vedere se volevano, ed è andata bene, fare andare in passerella in coppia, e mi auguro che ci sarà una seconda edizione. È andata bene, mi hanno mandato altre 4 ragazze in finale regionale Veneto di Miss Principessa d'Europa. Adesso facciamo un po' di riposo, poi abbiamo il casting della Fashion Lady 20, casting per modelle naturalmente, sia donne che uomini, e il 25 gennaio a Padova, e poi ci rivedremo lì. Grazie. Qui per voi Gioia Nerossi e Giulio Romi per Giriferro Team.